Bentornati sul canale di Non Aprite Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi siamo qua a fare la recensione di Overlord. Cos'è successo? Certe domande non hanno buone risposte. Boys, scopri che c'è dentro quell'area. Allora ragazzi, mi hanno mandato Overlord Blu-ray, quindi significa che uscirà tra poco, o è già uscito, o esce in questi giorni. Per fortuna, perché non l'avevo visto, me lo sono sparato subito appena arrivato. Allora, il regista non ha fatto altri horror, se non ricordo male. No. Non ha fatto altri horror, ha fatto Son of a Gun. È un regista, diciamo, agli inizi. Ma io non avevo aspettative altissime, anche se qualcuno me ne aveva parlato bene. È un film dell'anno scorso, del 2018. Il regista è Julius Avery. Questo qua. Un bell'uomo. La storia è la medesima. Seconda guerra mondiale, ci sono i nazisti brutti e cattivi che vanno sconfitti. Ci sono gli americani bravi e buoni che vanno in missione in Francia, non so in che punto, in che situazione, non mi ricordo, con l'aereo. E questa squadra viene ovviamente colpita dalla contraerea, cadono giù, alcuni muoiono, i pochi che si salvano devono riuscire a far saltare un avamposto importante, strategico. Riescono a un certo punto a rimettersi tutti insieme, a rincontrarsi e a rifugiarsi dentro la casa di una famiglia francese, una ragazza col fratellino o il figlio, non mi ricordo. Sono dettagli. E poi scoprono che praticamente i nazisti vanno lì, pigliano la gente e la portano in questo laboratorio dove fanno esperimenti. La missione diventa, dal dover distruggere l'avamposto, la missione diventerà dover distruggere anche il laboratorio, perché i nazisti stanno facendo degli esperimenti che portano, diciamo, questo ve lo posso dire perché i morti in vita, cioè stanno facendo degli esperimenti con un siero che riporta la gente in vita. Questo si sa perché si vede nel trailer. I morti viventi, dai, mi venite a dire che spoiler questo. La cosa interessante di Overlord è che ha un ritmo veramente sfrenato, tutto è raccontato in maniera molto serrata, tutto scorre veramente bello, veloce, e le cose accadono in fretta ma non troppo. La cosa bella del film è che a un certo punto, intanto, è molto action sin da subito perché c'è la guerra. Molto bella la scena in cui si buttano dall'aereo perché sta precipitando, c'è questa scena di lui che rotola nell'aria, girata veramente molto bene. Vabbè, poi ci saranno tutti gli effetti CGI che vuoi, ma mi è piaciuto molto nel complesso come è stata montata d'arte. Forse non tutto l'ambiente intorno è realizzato in maniera totalmente credibile. Se uno guarda Salvate il soldato Ryan di Spielberg, poi dopo è chiaro che ha un metro di paragone sui film di guerra che gli viene a dire ok, questo non è raggiungibile. Però chiudendo un po' un occhio su sta cosa, perché poi alla fine è realizzato anche bene, il film da film di guerra diventa un film horror zombie in perfetto stile Castle of Wolfenstein. Famoso gioco FPS in prima persona dove spari i nazisti, che però sono anche dei mostri, perché come voi sapete i nazisti facevano anche degli esperimenti ed erano fissati con l'esoterismo. Insomma, queste sono le cose che si dicono. Adesso io non faccio lo storico, quindi mi limito a riportarvi il folklore. Quindi il film poi diventa un vero e proprio zombie movie action davvero 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 figo, davvero figo, un po' alla Resident Evil ma fatto bene. Personaggi tutti belli, insomma, ci sono anche dinamiche un po' poco credibili, nel senso che entrano e escono da questa base dei nazisti forse un po' troppo facilmente, un po' troppo semplificata la cosa, però per il tipo di film che ci sta, perché poi a un certo punto vi rendete conto che il film da serio che è, in realtà è un film action che gioca sul a non prendersi troppo sul serio, a fare un film horror, un film splatter, un film action, e quindi non si prende troppo sul serio, quindi certi dettagli si possono anche tralasciare. A me il film è piaciuto, mi è proprio piaciuto e mi ha divertito, va preso per quello che è. Bel film, ve lo consiglio. Spero facciano più che dei sequel, mi piacerebbe proprio vedere tanti film ambientati nello stesso universe, però magari, ecco, raccontando qualcosina in più, qualcosa di diverso, non sarebbe male. Il Blu-ray che è uscito in un video intanto ha i contenuti speciali, che non è una cosa scontatissima perché non tutti i film che escono ce li hanno. Io dico che un DVD, un Blu-ray deve
averli di default, perché mi viene la tristezza se non ce li ha. Questo, ho dato un'occhiata all'inizio dei contenuti speciali, ci sono veramente un sacco di immagini dei backstage che io adoro, quindi proprio vedete le scene dei film con intorno tutta la troupe, i carrelli, le telecamere, e penso che appena avrò un attimo di tempo lo guarderò, perché mi piace tantissimo vedere cosa c'è dietro, vedere come lavorano. Questo è tutto per la recensione di Overlord. Se avete visto il film, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto, cliccate like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere notifiche per i prossimi video. Boom! We'll be right back.